Buonasera a tutti e bentrovati, sono Emilio Tomasini, vi farò compagnia questa sera in questo breve webinar relativamente a un argomento che diciamo interessa a tutti, che è quello se è possibile imparare a operare in borsa. La serata vede la partecipazione di Domenico Dall'Oglio. Buonasera Domenico. Buonasera a tutti. Domenico Dall'Oglio, professore contratto di mercati finanziari all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è il coordinatore didattico del corso Quant Options che si innesta poi sul corso Riuscire in Borsa. E con noi anche Andrea Angiolini che è amministratore unico di Algoritmica. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti, buonasera Emilio. E Andrea a sua volta è responsabile didattico del corso Diventare Quant che si innesta sul modulo finale sui trading system. Quindi diciamo stasera parleremo diciamo degli argomenti che ho indicato nelle mail e sono argomenti che riguardano tutti noi da vicino. Io devo dire che ho iniziato questo mio percorso nella borsa nel lontano 1994-95 con due corsi che organizzai subito dopo la laurea e la mia esperienza nell'esercito e organizzammo questi corsi nella lontana periferia emiliana per avere la possibilità di poter contattare ed entrare in contatto con quelli che allora erano i guru della finanza e dell'analisi tecnica. I due corsi ebbero successo e da allora, diciamo, l'appuntamento con questo corso è stato regolare, nel senso che ormai da 16 anni, questa è la diciassettesima edizione, come vedete sul mio monitor organizziamo questo corso di speculazione e di investimento di borsa. Io ho postato sul sito Riuscire in Borsa alcuni documenti che hanno dello storico, nel senso che questo è un articolo di Affari Finanza di Repubblica, questa addirittura la Gazzetta di Modena, vedete la data, siamo nel lontanissimo 1996, quindi 21 anni fa. E la stampa di allora colse in maniera entusiastica quest'idea di fare un corso di speculazione di borsa. Tenete conto che allora non esisteva ancora il trading online, quindi gli ordini si passavano a telefono. E il successo di pubblico di quel corso fu dovuto sicuramente al grande aiuto che in termini di informazione diettero i media di allora. Ovviamente questi sono ormai video e documenti di tipo storico, però vi danno il polso di un percorso di formazione che ormai esiste da 21 anni, ha avuto una breve interruzione, poi io in un attimo di quegli attimi in cui decido il proprio futuro, ho pensato che io dovevo moltissimo questo corso. Io se sono qui oggi, se ho creato le aziende che voi tutti su per giù conoscete, è grazie a questo corso che ha funzionato da punto d'incontro. È una frase che ricorre spesso che molti di voi conoscono, però purtroppo questo non è un mestiere solitario, nel senso che anche i trader vincenti, anche i trader che hanno successo sui mercati, hanno un punto d'incontro, ci sono delle finestre in cui riescono a dialogare con con le altre persone. Quindi non sono dell'idea che il trading sia un mestiere solitario. E questo per una serie di ragioni. La prima ragione è che è un mestiere non riconosciuto, nel senso che voi non pagate l'INPS su questo mestiere, che ovviamente concordo con voi che potrebbe essere anche un vantaggio non pagare l'INPS, però non ha anche il riconoscimento sociale.
io ricordo che un mio vicino di casa, quando ha iniziato questo mestiere, diceva con tono compassionevole: poveretto, lo vedo sempre in pigiama in casa, sempre attaccato al computer. I suoi l'hanno mantenuto tanto per studiare in Italia e all'estero, poi adesso non trova lavoro. Perché? Perché l'idea del lavorare oggi come oggi è connessa al fatto che una mattina esce, sbrina la macchina e poi va a timbrare il cartellino, va a pausa pranzo con i colleghi e infine alle 5 ritimbra il cartellino e torna a casa. Ecco, diciamo, il trading non ha considerazione sociale, quindi nel medio-lungo periodo crea delle problematiche di tipo sociale, nel senso che è un'attività che al di là dell'aspetto monetario, quando di successo, comporta i problemi anche di socializzazione, nel senso che magari tutti noi vediamo con un limite che tutti i giorni siamo costretti a confrontarci, a mediare con le esigenze di altre persone sul posto di lavoro. Ovviamente il trader non è così, nel senso che può decidere di disporre del suo futuro, poi magari inevitabilmente nel corso del tempo, nel corso degli anni, accumula delle lacune in termini di gestione della relazione che ha con il prossimo. Quindi diciamo che questo mestiere è un mestiere dove spesso si impara di più dalle altre persone che dai libri. Dove non tanto si impara dalle altre persone in termini di tecniche, di metodologie, quanto si impara da altre persone in termini della verifica della possibilità di farlo. Io oggi ero a pranzo a Firenze con un promotore finanziario e mi parlava di alcune persone le quali io conosco, no, le conosco così di nome, e mi raccontava delle loro prodezze. Ovviamente raccontare le loro prodezze significa in ogni caso capire che questo è possibile, cioè capire che ci sono delle persone che vivono facendo trading, che ci sono delle persone che professionalmente, come se fosse un'impresa, benché non riconosciuta dall'ordinamento, gestiscono le loro finanze e i loro soldi. Quindi, sostanzialmente io sono dell'idea che sia assolutamente possibile avere del successo sui mercati finanziari la loro professione e a realizzare delle performance di tutto rispetto. Ovviamente quando si parla di borsa si parla necessariamente di situazioni in cui uno guadagna delle fortune, dei milioni di euro, gira in Maserati. La verità, ecco, è diversa. La verità è che dobbiamo sempre commisurare il risultato che si ottiene in borsa, innanzitutto dalle physical role della persona, nel senso come tutti non possono fare un imprenditore, non tutti possono fare il trader, ma poi anche dalla quantità di tempo, di passione, di energia e di investimenti in conoscenza e in software che la persona ha dedicato, nel senso che sarebbe sicuramente arduo immaginare di ottenere dei risultati in termini imprenditoriali con questa attività semplicemente non investendo o non leggendo libri o non incontrando altre persone e non pagando con delle perdite in borsa quella che è poi la necessaria esperienza. Quindi sostanzialmente io sono dell'idea che è importante l'aiuto degli altri in qualunque forma, dal webinar al video, al libro, al corso. Io stesso ho frequentato e frequento tuttora corsi in ogni parte del mondo, nel senso che l'ultimo corso l'ho fatto pochi mesi fa a Londra, è un corso riservato a operatori istituzionali. Io stesso a volte mi iscrivo a corsi e pago profumatamente corsi come quest'ultimo che io ho seguito a Londra.
e non è stato di mio gradimento, nel senso che io mi aspettavo ovviamente qualcosa che non penso per dolo degli organizzatori, ma semplicemente per colpa, non è stato mantenuto, nel senso che io mi aspettavo di avere una risposta, in realtà mi sono stati dati molti punti interrogativi e assolutamente poche risposte. Quindi torniamo a bomba, è possibile imparare a fare trading? Sì, imparare a fare trading è un costo di avviamento di questa impresa. Il costo di imparare a fare trading, il costo di investire in maniera profittevole devono avere un rendimento, laddove l'impresa proceda con successo, ma no, il rendimento non è scontato. Ovviamente l'alea dell'impresa grava su chiunque si avvicini a questo settore. E l'aspetto del fare corsi, dell'incontrare altre persone, ovviamente spesso scade, non dico nella truffa, ma nella non soddisfazione, nel senso che io poco tempo fa ho iniziato a pulire quella che è la mia biblioteca, dico pulire nel senso che io sono così, mi hanno educato che un libro è in ogni caso meritevole di rispetto e quindi deve essere conservato. Magari venduto, ma conservato. Ho iniziato a fare pulizia perché, per esempio, tutta la schifezza che avevo accumulato in questi 30 anni di attività in questo settore, ho iniziato a buttarla nel bidone del rusco, nella spazzatura. Quindi ho iniziato a caricare la macchina con libri che avevo accumulato anni e anni or sono, che non avevo mai letto, che avevo semplicemente sfogliato e il cui destino era solo quello di essere seppelliti all'interno di un cassonetto della spazzatura. Quindi io stesso sono un grandissimo acquirente di libri, un grandissimo acquirente di riviste, sono abbonato alle principali riviste del settore, poi alcune, le più belle di solito falliscono, per esempio Active Trader non è più pubblicato, altre diciamo un po' più becere tipo Technical Analysis of Stocks and Commodities continuano ad essere pubblicate, sono editore della rivista italiana di analisi tecnica e trading professionale che si chiama Traders Magazine e di quella per il risparmio gestito che si chiama Investors. E quindi voglio dire, non sono solo consumatore, ma sono anche produttore. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che l'informazione necessariamente c'è quella buona e quella cattiva, dove il rapporto tra l'informazione buona e quella cattiva è del 95%, nel senso che il 5% di informazione disponibile commercialmente, talora addirittura in maniera gratuita, è qualcosa che vi aiuta a fare un passo in avanti. Il 95% è monnezza che deve essere buttata via. Ecco, io penso che un corso come questo debba insegnare per prima cosa alla discente a distinguere lo sterco dalla cioccolata, perché ce n'è di cioccolata fuori, ce n'è tanta. Io tutti gli anni assisto con piacere al corso, quello specialistico sui trading system che è fatto da Algoritmica. E nel corso delle lezioni vengono divulgati dei sistemi commerciali, dei sistemi che o sono tratti da riviste, o sono stati acquistati, o sono diciamo, il frutto di programmazione di idee, di trading di altri autori. Ed è stupefacente vedere come questi sistemi non solo vengono dati al pubblico, ma nel corso degli anni sono sempre gli stessi, ovviamente magari migliorati, e anno dopo anno continuano a produrre risultati. Questo per dire che molte volte la soluzione dei nostri problemi è là fuori, semplicemente dobbiamo sapere dove cercarla. Ed è lì il problema, non è per noi che organizziamo il corso darvi la risposta, perché forse la risposta non la sappiamo nemmeno noi. Quello che noi possiamo aiutarvi è indicarvi il posto giusto dove trovare la risposta. Ecco, su questo diciamo che siamo molto forti, molto, molto, molto bravi, perché istituzionalmente mi verrebbe da dire abbiamo a che fare tutti i giorni dalla nostra attività professionale con codici, sistemi, modelli, tecniche di trading e soprattutto persone. Un grande bacino di conoscenza è il campionato Top Trader di Borsa con denaro reale che si tiene da lontano 1999 e che ogni anno produce dei campioni. Un campionato che anche l'anno scorso ha la premiazione, che è un evento gratuito. Io invito tutti voi a partecipare alla premiazione del campionato, ha prodotto sicuramente un paio di trader, due o tre trader, la cui conoscenza varrebbe veramente la pena di approfondire da parte di tutti noi. Per
Perché innanzitutto erano trader professionisti, facevano questa attività full time, la facevano da 10-20 anni, hanno vinto il campionato con performance umane, cioè nell'arco di 2 mesi e mezzo hanno fatto quel 50-100% su capitali inevitabilmente ristretti di 5, 10, 15 mila euro, ma che in ogni caso vi dà il polso di come sia possibile tutto sommato guadagnare un buon stipendio operando professionalmente in borsa. E diciamo non presentavano delle barriere all'entrata da parte di chiunque di noi per ripetere lo stesso esempio, nel senso che se io vado a cercare di imitare un grande matematico che opera in borsa con degli algoritmi molto complessi, ovviamente sono svantaggiato fin da subito, nel senso che fin da subito vi dico che è meglio che io stia a casa. E in realtà, se io vedo una persona che è simile a me, con la mia esperienza, con la mia età, con la mia capacità di sapere implementare una formula, insomma, un quisquis de populo come me, che realizza delle performance, ripeto, non deve diventare milionario, delle performance decorose per avere una vita decorosa, dove sottolineo la parola decorosa e non diventare ricco, anche se poi dovremmo decidere che cosa è diventare ricco, perché io, che mi considero un benestante, mi considero ricco, visto l'andazzo del mondo, poi magari per voi essere ricco significa girare in elicottero. Io onestamente, se anche me lo potessi permettere, non ci girerei lo stesso, continuerei a girare con la macchina che ho adesso, ecco, non cambierei una virgola rispetto a quello che faccio, e mi considero una persona felice in questo senso, nel senso che insomma, non ho desideri ulteriori rispetto a quelli che già soddisfo, quindi anche diventare ricco è una cosa abbastanza così campata in aria. Quindi è possibile guadagnare in borsa, è possibile fare attività di borsa in maniera imprenditoriale, è possibile se non la si vuole fare a tempo pieno no, e non la si vuole fare in maniera imprenditoriale, sicuramente non perdere soldi come fa il 99% dei risparmiatori, perché sappiamo che poi là fuori il 99% delle persone perde soldi, quindi già realizzare delle performance positive. Penso che per l'investitore risparmiatore medio italiano sia una cosa inaudita. Sotto questo profilo, il corso vi dà gli strumenti e le metodologie per avere quel background culturale, per capire cosa e dove cercare. Ad esempio, uno dei moduli che ha più successo all'interno del corso è quello sui fondi di investimento che parte tra breve. Ecco, noi vi spieghiamo le metodologie, gli indicatori per fare un ranking intelligente dei fondi di investimento e successivamente vi daremo anche il software, perché questo è un corso che è non solo teorico, ma anche concreto, nel senso che è un corso che vi permette di avere gli strumenti pratici per operare in borsa. La capacità poi di riuscire a operare in borsa dipende ovviamente da voi, quindi no, noi non possiamo garantirvi che con questi strumenti riuscirete delle buone performance, però sicuramente non avete più scuse. Ad esempio, noi forniamo una prova gratuita e la possibilità di comprare con sconto le 3 piattaforme principali che ci sono in Italia di selezione dei fondi di investimento, di composizione dei portafogli, cose che costano qualche centinaia di euro. Noi non vogliamo rebate da parte di chi li vende, quindi abbiamo detto fate uno sconto del 20-30% ai nostri corsisti e buona lì. Quest'anno arriva una nuova piattaforma sul mercato italiano, con il coinvolgimento di Raimondo Marcialis, arriva una nuova piattaforma, quindi di competitori, non ce ne sono solo 3, diventano 4, e Riuscire in Borsa ha subito captato questa novità e quindi propone a tutti i nostri corsisti la possibilità di parlare e di seguire 2 lezioni di Raimondo Marcialis, uno delle menti più brillanti che esistono nel settore del risparmio gestito, e di vedere, penso in anteprima assoluta, in cucina di questo software house e il piatto che stanno cucinando, quindi questa nuova piattaforma. Questo è un grande plus perché, come sapete, non solo partecipando al corso quest'anno voi avete la possibilità di seguire le lezioni, ma anche tutti gli anni prossimi, se voi comprate il modulo intero, quello degli 8 moduli, cioè con la promozione che scade domenica sera, è un processo di aggiornamento continuo. Ogni anno ci sono webinar.
e quindi diciamo che c'è, come dire, avere un contenitore pieno d'acqua, che è, diciamo, lo storico delle lezioni che sono state fatte finora, e ogni anno si aggiungono nuove lezioni. Quindi diciamo è un percorso di formazione permanente, cioè il corso lo fate quest'anno, ma se volete lo ripetete l'anno prossimo, semplicemente, come molti fanno, seguono semplicemente le lezioni che sono di loro interesse. Altra lezione ha apprezzata moltissimo quella sulle obbligazioni. Il responsabile Massimo Gotta oggi ha identificato, ha detto che farà una nuova ulteriore lezione su alcuni aspetti dell'investimento obbligazionario, e poi abbiamo le novità da parte di Diamantech relativamente alle piattaforme, e intervisteremo e faremo fare una lezione anche a un gestore obbligazionario che parlerà appunto dei metodi di selezione dell'obbligazione. Poi c'è il modulo sull'asset allocation. Quest'anno abbiamo Gabriele Galletta che ci farà due lezioni su delle metodologie pratiche di asset allocation. Abbiamo a gennaio il modulo tenuto da Domenico Dall'Oglio sulle opzioni, che è un corso apripista rispetto al più grande corso Quant Options, che anche questo è un corso molto, molto tosto, che si sviluppa nel corso di 6 mesi e quindi diciamo vuole dare a tutti una base sulle opzioni. Quindi questo è un corso base all'interno di Riuscire in Borsa. Poi chi è portato per lezioni, chi gli sfagiola operare in opzioni a rischio controllato, ha la possibilità di approfondire con questo ulteriore corso. Poi c'è il corso di analisi fondamentale tenuto da me e tenuto da, secondo me, una delle menti più chiare che c'è in termini di analisi fondamentale in Italia, che è Claudio Guerrini, devaluation.it, che vi insegnerà a utilizzare questa piattaforma per l'analisi fondamentale. Quindi anche in questo caso sempre software più teoria, mai solo teoria, perché della teoria da solo non ce ne facciamo niente e del software da solo non ce ne facciamo niente perché non sappiamo interpretarlo. E quindi abbiamo il modulo di analisi tecnica, di cui sono responsabile io. Anche in questo caso vedremo delle dimostrazioni con multichats e ci collegheremo poi al modulo sui trading system. Abbiamo un modulo sulle commodities e il modulo sui trading system. Il modulo sui trading system tenuto da Andrea Angiolini di Algoritmica, che anche quello è un corso base, che poi fa da apripista a chi lo volesse fare all'anno successivo al corso sui trading system. Ovviamente in quel caso anche lì bisogna avere una passione, una vocazione per il trading quantitativo. Questo è un po' diciamo, il quadro del corso. Come dettagli tecnici noi iniziamo lunedì prossimo, 8 ottobre, scusate 9 ottobre, iniziamo alle 18 con la prima lezione, che serve più che altro per provare la dotazione tecnica dei discenti. La promozione per questo corso, tutti gli 8 moduli a 3.500 euro, scade domenica sera ore 24, e questo non per ragioni di tipo commerciale, nel senso che noi abbiamo un nutrito zoccolo di vecchi partecipanti che tutti gli anni ripete il corso, chi saltuariamente, chi per intero, e ovviamente abbiamo quelli nuovi. Quindi ovviamente noi cerchiamo di contenere la partecipazione, perché vogliamo avere un rapporto discente-docente buono, nel caso qualcuno volesse fare delle domande, e ovviamente la partecipazione non vogliamo fare una partecipazione oceanica. Il progetto di investimento lo vedete adesso con i diversi moduli, e notate che c'è anche una giornata di educazione non più online ma fisica, che viene fatta su Bologna, di trading intraday. L'anno scorso abbiamo invitato Paolo Serafini e abbiamo invitato Giuseppe Minicelli. Giuseppe Minicelli ha vinto il campionato di trading top trader di borsa con denaro reale, con una performance strabiliante, e quindi l'abbiamo chiamato per farci vedere in tempo reale come operava. Quest'anno stiamo contattando diversi docenti, speriamo che, diciamo, Paolo Serafini sia di nuovo tra di noi. Giuseppe Minicelli ha già confermato la sua partecipazione, sicuramente andremo a inserire anche altri trader per dare a tutti i nostri discenti la possibilità di vedere dei grandi trader
in azione in tempo reale. Quindi la giornata si tiene a Bologna, e ovviamente partecipazione fisica, quindi dovrete partecipare. Il seminario viene venduto a parte al prezzo di 700 euro e quella sarà anche un'occasione per incontrarci e per stare insieme, per andare a pranzo assieme, perché come detto il trading non è un mestiere solitario, diciamo lo scambio di idee, lo scambio di esperienze è sicuramente una cosa positiva e positiva per tutti. Quindi se siete interessati abbiamo ancora qualche posto disponibile, ovviamente questi sono giorni in cui stanno fioccando le prenotazioni e quindi vi invito a prenotare quanto prima, ovviamente non c'è bisogno di eseguire subito il pagamento, basta semplicemente mandare un'email dicendo sì, ok, partecipo, lunedì faccio il bonifico, poi noi siamo abbastanza di manica larga. Ecco, l'importante ovviamente per noi non è superare il massimo di posti disponibili che vogliamo non superare. Io direi a questo punto di avere finito, se non ci sono domande darei la parola prima a Domenico Dall'Oglio, che farà una breve spiegazione del suo modulo sulle opzioni all'interno di Uscire in Borsa, una spiegazione del suo corso sulle opzioni, caratterizzato sulle opzioni, in ultima analisi ha invece Andrea Giolini, che parlerà del modulo sul trading system e del suo corso sui trading system. Le domande ovviamente che io rivolgo ad entrambi gli speaker saranno quelle a cui ho risposto adesso, cioè è possibile imparare a operare in opzioni? È possibile imparare a operare in opzioni non solo part time ma anche professionalmente? Che dotazione tecnica è necessaria? Il trader è un animale sociale o un mestiere solitario? Allora, io direi di dare la parola a Domenico Dall'Oglio, a cui trasferisco il ruolo di moderatore. Prego, Domenico. Eccomi qua, presente. Buonasera a tutti. Innanzitutto vedo che siete veramente tantissimi, sono felice. E grazie per il tempo che state dedicando a questa serata con noi. Allora, ovviamente ti chiederò, Emilio, di ripetermi le domande che stavo facendo perché me le sono già dimenticate. E comunque, innanzitutto, si può imparare a fare trading in opzioni? La risposta è assolutamente sì, però la condizione principale, che è quella che poi ha ispirato il percorso Quant Options, è stato con il giusto tempo, perché l'opzione, come del resto i derivati in generale, sono degli animali un po' particolari che richiedono un po' di tempo per essere digerite e per essere capite, soprattutto in alcune dinamiche che a volte sfuggono un po' alla comprensione. Da quest'anno il percorso Quant Options è stato diviso in due moduli, mentre fino all'anno scorso veniva erogato in un unico pacchetto. Il modulo base, che è quello che rientra poi all'interno del percorso di Riuscire in Borsa, è diciamo è l'ABC, però è un ABC particolare perché innanzitutto è un ABC che è un corso base in opzioni che è fatto di una serie di webinar per un totale di circa 8 ore che possono essere ovviamente rivisti anche 1000 volte. E particolare anche perché da quest'anno è stato introdotto all'interno del modulo base opzioni e anche in un modulo futures. È stato scelto di inserire questo modulo futures perché per esperienza, io faccio trading anche io non da tanto tempo come Emilio, ma comunque ormai dalla bellezza di circa 18 anni, mi sono imbattuto in tantissimi trader che facevano trading, che fanno trading in derivati in futures senza sapere come si forma il prezzo di un futures, per cui quando si trovano un FTS EMI futures che quota al di sotto dell'indice non sanno perché. Ed è una cosa veramente assurda, perché andare a negoziare della roba che vale 150-200.000 euro a contratto senza sapere perché il prezzo è fatto in un certo modo e perché non è uguale a quello del sottostante, per me è una cosa fuori dal mondo. Per cui siccome togliersi dai piedi il discorso futures richiede un paio d'ore, se il materiale è fatto bene, e mi sento di potermi vantare della produzione di materiali di altissima qualità, e ribadisco, in un paio d'ore
ci si toglie di torno l'argomento futures, che comunque è importante perché è propedeutico alla comprensione delle opzioni. Per quanto riguarda le opzioni, il modulo Quant Options è relativamente giovane, ma in realtà non è altro che l'evoluzione di una serie di percorsi formativi che già esistevano e che avevano sicuramente come loro principale limite quello di essere dei percorsi, magari fatti anche bene, che però cercavano di insegnare questa materia così complessa in 2 o 3 giorni, ed è fisicamente impossibile. Per cui la scelta è ricaduta sul fatto di fare innanzitutto un percorso dilazionato nel tempo, e quindi tanti webinar che racchiudono tutta la descrizione della parte teorica, sia delle caratteristiche delle opzioni che delle strategie, che dell'approccio sistematico al trading in opzioni. Più, da quest'anno, altra novità inserita quest'anno, una serie di coaching in tempo reale sui mercati, di cui il primo è stato fatto ieri mattina, e che andranno avanti per 8 settimane. Ogni settimana ci ricaveremo un paio d'ora a mercati aperti per vedere insieme l'operatività e, diciamo, un po' i segreti del mestiere, quindi a che cosa stare attenti quando si va a operare sulle opzioni, quali magari momenti del giorno è meglio evitare, come posizionarsi nei book, aspettare magari quella prima mezz'oretta in cui i market maker fanno un po' il loro lavoro per portare ovviamente acqua al loro mulino, e quindi fanno dei prezzi magari più distanziati, fanno dei prezzi molto più volatili prima di assestare intorno a quello che dovrebbe essere più o meno il valore giusto per quella giornata, per quel momento lì di mercato, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di cose che è bene vedere poi in tempo reale. E il modulo Quant Options, come del resto tutti i corsi del nostro gruppo, deve uscire in borsa, Quant Options e Algoritmica, sono formazione continua, quindi una volta che ci si iscrive si rimane affiliati, diciamo così, per la vita. Quindi se uno si iscrive quest'anno e l'anno prossimo scopre che si è perso qualche input per cui vuole ripartecipare, entra in tutti i webinar che vengono fatti, in tutti i web meeting che vengono fatti, nei vari coaching, e rientra nel gioco tutte le volte che vuole. Altra novità, e questa è veramente recente perché è un progetto che è nato a giugno, che si è effettivamente sviluppato ad agosto di quest'anno e sta cominciando adesso a crearsi in modo concreto, è quello che vedete qui, TradePort. Adesso vi spiego che cos'è. Il problema del trading in opzioni è che è più complicato di quello sugli altri strumenti, ed è molto più complicato fare trading sistematico sulle opzioni, quindi ci vuole più tempo di quello che ci vuole a fare trading sistematico sugli altri strumenti. C'è un percorso di apprendimento più lungo, c'è un percorso di apprendimento più lungo anche non solo nelle specifiche tecniche dei prodotti, ma anche nell'implementazione delle strategie in modo sistematico e ancora di più in modo automatico, perché c'è una lunghissima serie di problematiche che entrano in gioco quando si vuole passare a un trading più sofisticato, diciamo. Il punto è di poter disporre di qualche strumento che permette di operare intanto che si dedica tempo allo studio, perché sì, la risposta di nuovo al corso, si può imparare a fare trading in opzioni, e sì, ci vuole del tempo, per cui nel tempo che uno perde, tra virgolette, che in realtà non è tempo perso, ma è tempo investito nella propria cultura, nella propria formazione, si può comunque intanto andare avanti con qualcosa di preconfezionato. E a questo scopo è nata la collaborazione con una società americana che ha portato alla creazione di questo contenitore, diciamo così, TradePort, che non è altro che una piattaforma online di analisi del mercato delle opzioni e di generazione di segnali operativi, che possono essere fatti sia sulla base di input definiti dall'utente, sia sulla base di strategie preconfezionate, con una tecnica sottostante che è davvero rivoluzionaria. Infatti l'elemento più positivo di questo progetto è che fa quello che fanno già altre realtà, ma con una tecnica assolutamente innovativa e assolutamente migliorativa. Il punto focale è questo, che porta nel mondo un modello decisamente migliorativo rispetto a quello che già esiste, perché adesso non posso entrare nel tecnico, ma è poi oggetto del percorso Quant Options.
i modelli che ad oggi sono erano disponibili sul mercato e che offrivano segnali di stato statistico, quindi analisi statistica dei mercati finalizzata alla generazione di operazioni ad alta probabilità di successo, erano tutti basati su un modello sbagliato. Sbagliato, ma consapevolmente sbagliato, nel senso che non è che eravamo tutti scemi ad usare quel modello lì. Sapevamo che era sbagliato in quanto modello. I modelli non descrivono perfettamente la realtà, la approssimano possibilmente nel migliore dei modi. Il problema è che i modelli esistenti in campo opzioni hanno tutti la spiacevole caratteristica di approssimare la realtà proprio dove la realtà fa più male, che è nelle code della distribuzione, cioè quando si verificano eventi particolarmente violenti, anche senza andare in casi estremi come Torri Gemelle o Lehman Brothers, arrivano le proverbiali tegole in testa ai venditori di opzioni. Con l'esperienza e i numeri alla mano si scopre che il trading in opzione è profittevole soprattutto per i venditori allo scoperto, ma la pratica della vendita allo scoperto espone a un rischio molto forte nel caso di eventi di coda. Ed è qui che si inserisce il modello che sta alla base del progetto Tradeport, che è, come vi dicevo, assolutamente rivoluzionario, perché non tiene conto del modello che usano tutti, ma di un modello proprietario completamente diverso, che va a ricalcolare le probabilità degli eventi in modo empirico, quindi sulla storia dei singoli strumenti, con il primo vantaggio è che invece di usare un modello che cerco di adattare a qualunque cosa, come se io andassi da un sarto a chiedergli un vestito su misura, e questo mi desse un abito elastico, io posso uscire di casa con questo abito elastico che mi va a pennello, però se me lo tolgo e lo do a una persona che pesa molto di meno di me o un'altra che pesa molto di me, va bene anche a loro. E questo non va bene, soprattutto nel campo del trading sappiamo che di strategie che funzionano nello stesso modo su molti mercati diversi ce ne sono veramente pochissime, e soprattutto ci possono essere delle strategie multimercato ma che vanno bene su due o tre strumenti diversi. Se guardiamo alle opzioni quotate sulle azioni americane, dove abbiamo oltre 4.500 strumenti, è difficile pensare che un unico modello possa adattarsi correttamente a più di 4.500 strumenti. Ed è proprio questo è stato il punto di partenza del progetto Tradeport, che va appunto, come dicevo, ad analizzare da un punto di vista più empirico il comportamento specifico di ogni singolo sottostante, e in più introduce una componente che è stata definita di stress test mediante un meccanismo che adesso non vi sto a spiegare, ma che va a considerare dei worst case scenario con una tecnica particolare proprietaria. Il risultato è che se si vanno a selezionare le operazioni soltanto quando le probabilità che derivano dal nostro modello sono più alte di quelle che derivano dal modello comunemente utilizzato, vengono fuori delle tecniche che hanno delle percentuali di successo superiori al 90%. Strategie che, come tutte le strategie di vendita di opzioni, hanno dei rapporti di rendimento su rischio di 1 a 5, 1 a 6, qualche volta 1 a 8, 1 a 9, che significa che le rarissime volte in cui arriva la tegola, arriva comunque, però essendo la quota di operazioni vincenti molto alta, nettamente superiore al 90%, anche la tegola quando arriva non fa più male, perché comunque non neutralizza i guadagni maturati fino a quel momento lì. Quindi il modello, il percorso quantops adesso è fatto di tre fasi, non più di due, diciamo così. Quindi c'è il percorso base, che è quello che viene erogato all'interno del modulo di uscire in borsa. Poi c'è il percorso quant options, che non è solo teoria, è anche pratica, sia da un punto di vista di analisi, creazione, ottimizzazione e valutazione critica di strategie sistematiche, implementazione di strategie con i coaching fatti in tempo reale, quindi con me, per 8 settimane, quindi 8 sessioni di trading in tempo reale, in più il modulo Tradeport che porta, come vi dicevo, appunto questa possibilità sia di fare del proprio, quindi costruirsi i propri modelli e fare in modo che la piattaforma analizzi automaticamente tutto l'universo dei titoli opzionabili americani mandando i segnali all'utilizzatore, oppure nel frattempo, mentre si va a studiare alla ricerca di qualcosa che funzioni, ci sono già dei moduli precompilati che mandano automaticamente ogni sera via email i segnali da cogliere per la giornata seguente. Si chiamano trading ideas e non trading signals, perché l'idea non è quella di dire fai tutto quello che ti dico io, ma ti do un po' di input, scegliti tra quei titoli che saltano fuori
di giorno in giorno come possibili operazioni, quelli che più ti convincono, più ti piacciono, però backtest alla mano, anche facendo un po' di lavoro di selezione, a meno che uno non sia particolarmente sfortunato e riesce ad andarsi a prendere quel 10% di operazioni che sono negative, se anche uno fa un campione delle operazioni che vengono segnalate dal sistema, tendenzialmente le sue probabilità di successo dovrebbero essere comunque molto elevate. Stiamo lavorando ancora perché il progetto è agli inizi, il sistema è già esistente, funzionante, soltanto in inglese perché l'azienda è americana, ma stiamo lavorando alla versione italiana, quindi tutto spiegato anche in italiano, video esplicativi, ci vorrà un po' di tempo, però il progetto è questo qua. Quindi mi sento di dire, per rivoluzionare il mercato del trading in opzioni con strategie sistematiche, perché il computer qui ci darà una mano veramente fortissima con una metodologia che è inedita completamente. E le altre domande, Emilio? Già ci ho messo un po' molto a rispondere alla prima, non so quanto tempo ho ancora, però sono a disposizione. Che hai risposto in maniera adeguata, quindi ti solleviamo dalla ulteriore tortura, almeno che non ci siano domande da parte del pubblico che ci ascolta. No, non ci sono domande, sei stato esaustivo come sempre. Io a questo punto ti ringrazio, ti prego di rimanere con noi nel caso ci fossero delle domande da parte dei nostri partecipanti, e darei la parola ad Andrea. Prego Andrea. Sì, grazie Emilio, un secondo solo che prendo possesso del monitor. Eccoci qua. Allora, io, come vi ha detto Emilio, sono l'amministratore di Algoritmica, sono il responsabile all'interno del percorso formativo di uscita in borsa del modulo dei trading system, quindi sicuramente sarà propedeutico il modulo di analisi fondamentale, se ho capito bene Emilio, dove già utilizzerete multicharts, giusto? Sì, nel senso che loro nel modulo di analisi tecnica e fondamentale verranno a contatto con multicharts, e faremo una disamina dei diversi pacchetti di analisi tecnica, e quindi loro già conosceranno, cioè arriveranno al modulo dei trading system che già conosceranno multicharts. Avranno già sentito dire multichart, perfetto, grazie. No? Questo perché noi di Algoritmica abbiamo focus sull'utilizzo della piattaforma di multichart. Multichart è una piattaforma multi-broker, multi-data feed, che ci permette di testare nel passato i nostri trading system, quindi le nostre strategie operative codificate in linguaggi di programmazione, e dopo aver effettuato questo test ci permette di valutare se il sistema che andiamo a utilizzare per il test è più o meno buono, e nel caso in cui sia più o meno buono possiamo andare a validare questo sistema e poi ad automatizzare questo sistema. Quindi c'è tutto un processo di prima di valutazione, poi di automatizzazione, che possiamo fare con multicharts, che è l'oggetto del nostro percorso formativo che poi noi chiamiamo diventare quant. Il modulo di riuscire in borsa dei trading system è l'inizio di questo percorso, però non è un inizio così che rimane incompleto, è un inizio che serve per dare le basi sull'utilizzo della piattaforma, e quindi poi dopo deciderete voi se approfondire autonomamente, se seguire con noi anche il percorso diventare quant, però sicuramente il percorso di il modulo di riuscire in borsa dei trading system vi darà le solide basi per iniziare a fare i primi test dei vostri trading system. Quindi che cosa vedremo? Sostanzialmente vedremo questi argomenti, diciamo, presenteremo multicharts, quindi andremo a capire come lavora la suite del software, e già stasera ne facciamo un brevissimo cenno, caricheremo dei dati, inizieremo ad analizzare il performance report, quindi andremo a prendere quelle che sono le metriche principali che vanno lette per andare a selezionare poi e a valutare il trading system, che è una parte poi di quella che è l'analisi del trading system. Quindi performance report è solo uno degli anelli della catena dell'analisi del trading system. Un altro degli anelli della catena dell'analisi di un trading system è la parte di ottimizzazione.
Poi un aspetto molto importante legato all'utilizzo dei trading system è l'infrastruttura informatica, che spesso viene vista come qualcosa di impossibile o qualcosa di complicato da ottenere, da raggiungere, ma in realtà con un metodo, ed è quello che cerchiamo di dare, con un metodo si può arrivare, chiunque può arrivare ad automatizzare dei trading system nella propria infrastruttura informatica. L'importante è conoscere le regole e i rischi connessi all'automatizzazione, i vantaggi ovviamente, all'automatizzazione di una strategia di trading. Visto che ogni anno cerchiamo di fare qualcosa in più, quest'anno andremo un po' più a fondo su quella che è l'analisi dei sistemi. Quindi ci concentreremo. Faremo un passo in più rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso nel modulo del trading system di riuscire in borsa, in quello che è il processo di valutazione di una strategia. Una delle domande che ha fatto Emilio, se non mi sbaglio, è quella di se è possibile arrivare ad ottenere dei risultati con i trading system. Assolutamente sì, però lo ripeto, con del metodo e del tempo da investire nello studio. Perché se non si ha la padronanza tecnica del software, in questo caso, non si ha la confidenza necessaria e la tranquillità per andare poi ad automatizzare la strategia. Ripeto, un trading system non è altro che una strategia operativa, quindi una logica di trading scritta dentro un linguaggio di programmazione, che non per forza deve essere scritta da chi ha pensato quella logica. Quindi l'idea è tradotta nella pratica, non devo per forza conoscere il linguaggio di programmazione per poter applicare una delle mie strategie, posso commissionare al mio sviluppatore di fiducia la codifica di quella strategia e poi io da trader vado ad applicarla. Un discorso molto importante su cui facciamo leva, ma noi di algoritmica. Anzi, il percorso diventare quant nasce sulla scia di quello che è il percorso creato dal dottor Tomasini e come nel percorso del dottor Tomasini, che era fatto di 3 giorni in aula, come ha detto prima Domenico anche, abbiamo spalmato la formazione nell'arco del tempo tramite i webinar e tramite la registrazione di queste lezioni. In questo modo l'utente ha tempo di recuperare, rivedere, mantenersi sempre aggiornato perché ogni anno ci sono argomenti nuovi, come avrete sentito prima, e quindi è molto importante il fatto di poter entrare in questo club, chiamiamolo così, e di poterci stare sempre al suo interno senza dover rinnovare quote o abbonamenti annuali. Quindi, un altro aspetto molto importante, sempre legato alla formazione proprio, è quello della condivisione. Ora, se volete fare un piccolo passo avanti e quindi iniziare a vedere anche il modulo dei trading system, siccome stiamo iniziando adesso a diventare quant, che è appunto il nostro percorso di algoritmica, in questo caso formativo legato ai trading system, quello completo, vi invito a recarvi nella home page del sito di algoritmica, dove trovate le prime 2 lezioni del modulo del percorso formativo. Questo per darvi già un'idea di quello che sarà anche il contenuto, anche se andremo ovviamente molto più a fondo rispetto alle prime 2 lezioni introduttive di diventare quant, quello che sarà il modulo dei trading system all'interno di riuscire in borsa. Questo anche per conoscere prima un minimo multicharts, in questo modo quando arriverete con dottor Tomasini nel modulo di analisi tecnica, analisi fondamentale, avrete già visto multicharts, anche solo per vederla, ripeto, non tanto per installarla e iniziare a lavorarci sopra. Quello lo faremo insieme nel modulo di fine corso. Però mi volevo soffermare qui, su questa immagine, se vedete nella concomitanza con la pubblicazione della prima lezione, abbiamo pubblicato anche il video dell'intervista, tra l'altro curata da Tomasini, durante il convegno annuale dei trader sistematici a Bologna. Questo perché? Perché crediamo fermamente che la condivisione dell'esperienza con altri trader sia fondamentale per
ottenere dei risultati in borsa, nel caso specifico, per quello che mi riguarda, con l'applicazione di strategie sistematiche sul mercato. Questo perché l'obiettivo di tutti i percorsi formativi è quello di unire, di mettere insieme e di far conoscere i trader fra di loro, al di là di ovviamente insegnare le tecniche, i metodi e l'utilizzo degli strumenti necessari per poi andare ad applicare con metodo delle strategie sui mercati. Però la condivisione di quelle che sono le esperienze degli altri trader è fondamentale. Io stesso, se non avessi potuto condividere questa esperienza con il dottor Tomasini, non avrei fatto quel salto in avanti che mi ha permesso poi di creare insieme a lui Algoritmica e tutto quello che ne è derivato, quindi di conoscere tutti quelli che sono adesso gli collaboratori che sono legati ad Algoritmica. Quindi la condivisione di quella che è l'esperienza è fondamentale, Emilio. Non so cosa, se vuoi aggiungere qualcosa, ma è stato il punto focale di quello che è poi come è nata anche Algoritmica e di come si è sviluppata. Ma sì, ripeto, io non adesso non ho molto da aggiungere, nel senso che mi fa sorridere quelli che dicono che il trading sia un mestiere solitario. Di solito è un mestiere solitario per quelli a cui va molto bene e che hanno deciso di dedicarsi solo al trading. Però poi dopo tutti nascondono dentro un armadio il fatto che quando sono partiti erano in 6 e poi alla fine la selezione ha fatto che se ne sia rimasto solo uno. Però di solito anche in quel caso c'è sempre una rete. Sono rarissimi i casi dei trader solitari che sono partiti da soli. Nati solitari, finiti solitari. Ci sono così, bisognerebbe chiamare la neuro per analizzarli, portarli da uno psicologo. Poi esistono, ma sono dei casi rari. No, mosche bianche. Mosche bianche. Oggi parlavo con questo promotore finanziario e mi diceva sì, alla fine tutti hanno una rete dietro. Poi di solito dileggiano quelli come Tomasini che dicono che bisogna condividere, ma se vai a vedere nel loro... Tomasini è da 30 anni in questo settore, quindi è come la Gestapo. Di ciascuno di loro ha il fascicolo personale con le foto della prima comunione, le foto di quando erano appena nati sulla pelle di leopardo, no? Il foglio matricolare dell'esercito, io ho tutto questi fascicoli e ovviamente se vai a vedere nella loro storia non è vero, cioè oggi sono trader solitari perché hanno imparato una metodologia, pensano che sia segreta, in realtà ci sono almeno altre 300 persone che la tradano e sono convinti che non la debbano dire perché la sanno solo loro. Questa è una figura un po' ridicola di questi personaggi, però in realtà dentro tutti c'è sempre nel loro fascicolo che prima o poi hanno incontrato qualcuno che gli ha insegnato qualcosa e viceversa loro hanno insegnato qualcosa a qualcun altro. Quindi questo proprio è una delle poche cose che mi sento di sfatare categoricamente. Esatto, molto interessante questo aspetto. Io aggiungo solo, poi concludo, che se volete appunto avere già degli spunti ancora prima di arrivare a, tanto lo faremo in marzo, il modulo dei trading system, potete appunto collegarvi sul sito di Algoritmica e guardare le prime lezioni. Vi invito anche, se siete interessati al trading sistematico, a guardare il canale di YouTube di Algoritmica, che è pieno zeppo di materiale formativo gratuito che vi permette di conoscere meglio, più da vicino, il trading sistematico, quindi ne trovate davvero quanto ne volete. Passo ancora successivo, prima ancora del percorso di marzo, del modulo di riuscire in borsa di marzo, se vi collegate sul sito diventarequant.pro e vi registrate qui in questo form, riceverete del materiale che vi permetterà l'abbiamo chiamato videocorso introduttivo, che è un po' l'assaggio di quello che sarà poi il modulo dei trading system e riuscire in borsa, dove ovviamente andremo molto più a fondo su quella che è l'analisi di un trading system. Aggiungo solo che sempre per condividere quella che è l'esperienza degli altri trader, oltre ad aver mantenuto il corso in aula e la giornata di trading intraday, riuscire in borsa nella prova,
la giornata del corso base di Quant Options nella prova, la giornata dei 2 giorni del corso Diventare Quant in aula sono la prova. Abbiamo creato anche dei forum che permettono ai nostri discenti di rapportarsi fra di loro tra un evento e l'altro. Abbiamo visto che stanno crescendo sempre di più e quindi come strumenti utilizzati, quindi diciamo che stiamo cercando di il più possibile collegare quelli che sono i partecipanti dei corsi tra di loro. Non ho altro da aggiungere, se non che appunto tutte le lezioni sono registrate, compresa anche la presentazione di questa sera, e quindi avete sempre la possibilità di vedere vedere la registrazione. Per chi di voi fosse proprio interessato particolarmente ai trading system, vi segnalo che il percorso formativo Diventare Quant inizia i primi di ottobre, quindi stiamo proprio iniziando adesso proprio il percorso lungo. Quindi nel caso, se avete interesse ad approfondire nel breve l'argomento, vi invito a contattarci. Io direi che vi ho spiegato quelli che saranno i contenuti e ringrazio Emilio. Bene, grazie a tutti. Io ringrazio tutti ovviamente gli ascoltatori. Vi ricordo che alla mezzanotte di domenica sera chiudiamo le iscrizioni per uscire in borsa a prezzo scontato, quindi dopo potete solo acquistare singoli moduli al prezzo di mercato e invece diciamo avete lo sconto alle 24 di domenica sera. Se anche diciamo volete fare un bonifico lunedì non ci sono problemi. La cosa ovviamente importante che dovete assolutamente fare è quella di mandarci un'email dicendo sì, io sono Pinco Pallo, voglio partecipare, e questo perché oltre una certa soglia non accettiamo più iscrizioni per ragioni di gestione del prodotto. Ovviamente tenete conto che noi non abbiamo solo voi, ma abbiamo anche tutti quelli che ci hanno dato fiducia negli ultimi 17 anni e che continuano a partecipare anno dopo anno. Io ringrazio Domenico, ringrazio Andrea e arrivederci tutti ovviamente per coloro di voi che vorranno proseguire il percorso a lunedì 9 ottobre ore 18 con la prima lezione del corso Riuscire in Borsa. Grazie e arrivederci a presto. Buona serata a tutti.